Ciao a tutti, il GS mi dà qualche noia. È da circa 2 mesi che vado in giro con la spia accesa del malfunzionamento del sistema di chiamata d'emergenza SOS. Ovviamente me ne sono fregato perché non è una cosa fondamentale, si va in giro lo stesso, non vado nel deserto del Sahara. Però oggi devo andare necessariamente in officina perché all'ingresso di una galleria non si è acceso l'ANA abbagliante. Io ho le luci automatiche e mi è comparso anche il messaggio che l'ANA abbagliante non va. Questo è il messaggio del sistema chiamata d'emergenza limitato. Se il problema si ripresenta, far controllare un'officina specializzata e andremo. Però non trovo più nessun altro messaggio sulla abbagliante che non funziona. Andiamo in assistenza, va. Sono uscito dall'officina, sono già tornato a casa, ho fatto delle prove e allora dalla diagnostica è venuto fuori che in effetti c'è stato un problema con l'abbagliante. È stato registrato un errore, ma per fortuna è stata una roba temporanea. Verosimilmente c'è stata una defaillance del software temporanea che poi allo spegnimento e alla riaccensione della moto non si è più verificata. Quindi per il momento perché sennò sarebbe una bella spesa. Per quanto riguarda invece il malfunzionamento del sistema di chiamata d'emergenza SOS, qui la situazione è un po' più articolata. Sempre dalla diagnostica risultava necessario effettuare un aggiornamento. L'aggiornamento è stato effettuato, durato pochissimi minuti. Dopodiché il tecnico mi ha detto che il messaggio dovrebbe scomparire del tutto nel momento in cui la moto si collega al telefono. Ecco, magari non scompare subito perché è necessario che il TFT scarichi diciamo alcuni file, alcuni aggiornamenti. Niente da fare, problema ancora presente. Magari occorrerà più tempo oppure magari dovrò tornare in officina. Boh, vi farò sapere. Ciao.